capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Immagino sei emozionato. Sì, molto, molto. A parte tornare in Italia è sempre piacevole, ma non è per quello che andremo ad affrontare, per cui sono molto contento. È già alta la febbre per Alex Del Piero. Il fuoriclasse di San Vendemiano ieri sera verso le 20:10 è atterrato al Marco Polo con i compagni e lo staff della sua squadra australiana, accolto da tantissimi fan, alcuni davvero scatenati che hanno fatto di tutto per una foto o un autografo. C'è molta nostalgia di te? Ma anch'io ho molta nostalgia dell'Italia, qui è la mia casa, ho giocato qui per tutta la mia vita, per cui sono felice di affrontare questa avventura con la mia nuova squadra. Ma sono sempre contento di tornare. Immancabili cori Forza Juve, le magliette, le sciarpe bianconere. Ci sono i papà juventini con i figli. Tutta la famiglia, siamo qua tutti juventini e siamo contenti di vederlo da vicino. Emozionato? Abbastanza, sì. E c'è anche chi vorrebbe solo stringergli la mano. Una grande persona e come lui non ce ne sono al mondo. L'assalto a Pinturicchio va avanti per un po', prima alla porta degli arrivi, poi intorno al pullman in partenza per Jesolo. Qui il Sydney resterà fino a giovedì 22 agosto. Oggi giornata di riposo e di recupero del jet lag, domenica primo allenamento alle 9:30 allo stadio Picchi e presentazione ufficiale della squadra alle 20 in piazza Milano. Al Picchi, nei giorni a seguire, Alex e compagni giocheranno contro la Primavera dell'Udinese l'8 agosto, il Vicenza il 13 e il Venezia il 17. Breve trasferta a Padova questo mercoledì allo stadio Euganeo per l'amichevole contro la squadra che 20 anni fa lanciò Del Piero nel professionismo. Giocherà anche a Padova mercoledì, un bel ritorno. Sì, sarà un bel ritorno.